Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale per il secondo episodio della Randomizer Mod Run qui e dove utilizzeremo ogni oggetto raccolto. E quindi proseguiamo, dovevamo andare dai gargoyles, quindi da qui possiamo proseguire di nuovo verso il borgo dei non morti. E posso dire che ho già visto il primo episodio, che ha avuto qualche calo di frame. Più che calo di frame, ha avuto dei frame persi. E un po' mi dispiace, perché non penso sia proprio colpa della registrazione, quindi del programma che registra i video, ma penso sia dovuto alla mod, sapete, perché ho notato che capita in aree un po' più popolate o comunque in aree che richiedono caricamenti, e quindi penso sia dovuto a quello. Spero che non capiti così spesso, perché comunque lo so che è fastidioso, ma non ci posso fare nulla. Quindi niente, proseguiamo e uccidiamo un po' la gente che ci circonda e torniamo verso i gargoyles. Magari questa prima parte ve la accelero, e così almeno ci troviamo dove eravamo rimasti la scorsa volta. Ecco qua ragazzi, siamo quasi arrivati al punto dove ci siamo fermati, diciamo, la scorsa volta. Noi eravamo arrivati qui, allora sediamoci al falò a questo punto. Possiamo anche avanzare di livello, visto che ho guadagnato qualche anima. Facciamo un punto a stamina, così almeno rischiamo di essere per meno tempo in Fatrol. E proseguiamo verso il cinghialozzo. Voilà. Ok, qua ci sono un po' di oggetti da prendere. Direi che però facciamo come al solito il rush per non farci chiudere il cancello. Dopodiché, cioè, non farci chiudere il cancello. Il cancello lo chiuderemo, ce lo faremo chiudere. Però noi ci passeremo prima che questo avvenga. Grazie. Curiamoci per essere sicuri. Sì. 1, 2, 3. Aia. Devo ricordarmi che qui fanno più male i soldati. Sono leggermente potenziati, quindi non facciamo stupidaggini. Ecco qua, lì ci sono anche i balestrieri, che si sono arrabbiati tantissimo. Un'umanità, perfetto. E beh, dovrei riuscire a colpirvi attraverso, sì. Però diciamo che adesso, ok, sarà un po' più difficile. E niente, tu starai lì un attimo. Prima andiamo a recuperare qualche altro oggetto, tipo qua la alabarda. C'è lo scudo di assi, che noi in realtà abbiamo già, però l'abbiamo ridroppato e quindi ci tocca usarlo. Siamo tornati a uno scudo brutto. Peccato, però la rana è anche questo. Allora, tu vieni da me. Perfetto. Tac. Shottato? No. Infatti sembrava aver visto quell'HP magico. Qua ragazzi non so se mi conviene tornare lì, perché io dovrei andare a prendere al posto di Teschiesca l'oggetto e anche gli altri oggetti che ci sono in giro. Però potrei anche fare il giro al contrario. Però c'è la nebbia. La nebbia non penso che mi permetti di passare. Però facciamo un tentativo, perché dovrei mettere l'arma a due mani, perché su questo gioco cambia il danno. Una volta fatto il parry dovrei mettere l'arma a due mani. Ah, già che non ho il calcio, fa niente. Ecco, però se non riesco a prendere il riposte è un po' inutile mettere l'arma a due mani. Ok, tu dai, rompi la guardia. Perfetto, possiamo anche far così, rompere la guardia e ucciderli. Ok, allora facendo questo giro in teoria non si può attraversare la nebbia. Vediamo. No, si può attraversarla dall'altro lato. Questo dettaglio non me lo ricordavo, però utile saperlo. E allora possiamo fare il giro al rovescio. E intanto uccidiamo qua Mister... Oh. Ok. Va tutto bene. Volevo fare un backstab io, però... Ok.
Dai, fammi un attacco in affondo, perfetto. Voilà. Hai più vita, rispetto ai tuoi compagni. Perché tu sei quello tosto. Ma non tosto abbastanza, a quanto pare. Allora. No. Il mio personaggio non scenderà a tali abiti. Non indosserà. E invece... Quanto siamo belli! Quanto siamo belli! Siamo ancora in midroll, ma veramente? Vabbè. E direi di fare... proseguire di qua, allora. Tanto qui possiamo... prendere di sorpresa anche i non morti. Andiamo a recuperare... questo oggetto. Muschio rosso fiorito. Uccidiamo lui. E... aia. Tu, antipatico. Ma tutti con l'attacco in corsa oggi, eh? Allora. Dovrei giocare con lo scudo, perché... forse è meglio. Talismano di Lloyd, che non mi interessa. Arriva un nemico. Ok. Vabbè. Un altro nemico. Allora si è attivata proprio l'imboscata al contrario e... stanno arrivando qua. Però in teoria sono finiti, perché erano 4 qua sotto, giusto? Ah, più il quinto qua, giusto. Quindi... cosa? Hai avuto Hyper Armor? Tu, che sei nudo? Vabbè. Ok. Guardate chi c'è qua. Un bel back. E invece no. No, no, che c'è il... eccolo lì. Cinghialozzo. Sì, tu fammi un attacco. Ok. Ah, non posso perriarti sulle scale. Ah. Allora, venite tutti qua, dai. Facciamo uno alla volta. Perfetto. Voilà. Tu sei morto, eri quello con pochi HP. Due con la lancia. Ok. Ma veramente mi attacchi quando... Dai, abbiamo finito l'Estus. Vabbè, nel caso usiamo l'umanità. Su, dai, attaccami. Adesso che ti ho attaccato, non mi attacchi? Quanto devi essere infame? Ah, adesso tutte e due mi attaccano. Quello l'ha bevuto, ecco perché. Dai, attaccami. Oh. Voilà. Sei morto tu. E tu ti pigli il back. Tac. Morto anche tu. Morto anche tu. Ok, allora. Adesso abbiamo il cinghialozzo. Vediamo se riusciamo a fargli il back. No, non si è riusciti a fargli il back. Ok. Magnifico. No. Voglio il tuo back, voglio il tuo back. Oh. Così mi piace. Mi piace tanto il tuo back. No. Voglio il tuo back, dammi il tuo back. Oh. Sì, così. Ok. Ok, lui non ha droppato, a parte che non ci interessava il drop. E finalmente possiamo scoprire se i teschi esca erano davvero utili. Ovvero... al posto di teschi esca, magari troviamo qualcosa di interessante. Pezzo di titanite bianca, quindi no, non abbiamo trovato qualcosa di interessante. Però perlomeno abbiamo ripulito quest'area. Quindi ora torniamo verso la chiesa e poi proseguiamo di lì. Ok ragazzi, siamo tornati alla chiesa. Apriamo anche lo shortcut, comunque tiriamo sul cancello che non si sa mai. E ovviamente non entrerò lì dentro, ma farò il giro qui a destra perché è più sicuro. Comunque non sottovalutiamo il gioco, perché se no veniamo puniti hard. Ok, dai, voi non dovreste essere un problema, quindi facciamo 3R1 e via. Tu muori prima, come non detto. Non ci si cura in un duello.
Io l'avrei fatto, però tu non devi. Allora, tu ti pigli il back. Tac. Puff. Ok, io direi di andare a accendere il falò prima di andare di qua. Perché non si sa mai. Meglio è sedersi. Facciamo anche un livellino. Dopodiché possiamo proseguire verso i gargoyles e vediamo un po' se riusciamo a farli con il falcione. Ecco qua il falò. Avanziamo di livello, facciamo un livello a destrezza, così da cercare di arrivare a 20 e 20 forze destrezza, dopodiché magari un 15-15 tra stamina e vitalità, e poi proseguiamo e vediamo un po', come adattare il nostro personaggio, ma più o meno porterò questa quality, perché appunto per cercare di utilizzare più armi possibili farò quality e più o meno di pari passo anche vita e stamina. Così da non morire tipo subito contro i nemici. Ok, ma ha mancato non si sa come. Tu sei bravo, ma non tanto. Un po' di più io. Volevi curarti, l'ho visto. No, no, forse no. Però fa niente. Dai, facciamo un parry a questo. E ora ci tocca affrontare il guerriero qua dentro. E vediamo un po' se ce la capiamo. Direi di no. Perché girandogli attorno possiamo fregarlo mica male. Oh, passa il mio scudo. Ok, never mind. Facciamo così, fulliamoci direttamente con l'umanità. Quindi se passa il mio scudo devo per forza schivare. Ok. Ok, separato con lo scudo. Ti vuoi curare, vero? Sì. E invece non te lo faccio fare. Mi spiace. Vediamo cosa ci droppi. Allora, lui può droppare qualcosa, credo, al 100% no. Oh, anello di Cloranfi, ottimo. Ottimo anello. Allora, al posto serpente, perché non ci interessa il drop rate, mettiamo quello di Cloranfi. Ottimo. E vediamo un po' cosa ha droppato. In teoria non droppa niente al 100%, giusto? Ah no, droppa la titanite lui al 100%. E la titanite è diventata la coda del guardiano. La cazzo di coda del guardiano. Dimmi che non posso usarla, non le so le stats, però è una frusta e ho paura. 15-10 la posso usare. Fisico 84. Oh, Dio che schifo di arma. È giusto per curiosità. Quanto ti tolgo? A parte 29, a parte il la velocità degli attacchi, che sarà proprio bruttissima perché le fuste sono brutte. Mamma mia, mamma mia. Ah, però avvelena. Wow, allora sì che sei forte, frusta. Se avveleni. Niente, ho cambiato idea, ragazzi. Invece che andare da Gargoyles, perché ci metterò tipo i secoli a affrontarli con quest'arma, punterei a fare il giardino radice oscura, così almeno magari troviamo un'altra arma e almeno potremmo fare un boss tipo il farfalla della luna e quindi sbloccarci anche quell'area lì, cioè toglierci tutti i drop che ci sono in quell'area e magari trovare un'arma più decente. Diciamo di sì. Sì, dai ragazzi, mi sembra una buona idea, perché se no ci metterei... Cioè, sarebbe una bella sfida, eh. Però, anche no, con i gargoyles, no, non c'ho voglia. E in realtà anche loro dovremmo uccidere prima o poi, perché non... Cioè, droppano al 100%
le scaglie di titanite, che qua non sono scaglie di titanite, giusto? Si chiamano tipo titanite del demone. Vabbè, comunque, sempre quella. Perché anche loro dovrebbero droppare cose diverse, giusto? Mamma mia, anche gli alberelli. Ci metto i secoli a ucciderli. Ah, si avvelenano gli alberelli, che bello. Mamma mia, ragazzi. Non vedo l'ora di cambiare questa frusta, perché veramente mi sta dando i nervi. Ok, non raccogliamo i drop. Giardino radice oscura, sì. Sì, allora. Vabbè, ti faccio cadere, su. Facciamo così, così cadi giù. Voilà. E iniziamo a ripulire un po' l'aria, poi potremmo andare verso destra, di là, per cercare di ottenere altri oggetti. Tu vieni da me, che non voglio aggrare due alberelli, non il calcio, contemporaneamente. E niente, ragazzi, sarà una run lunga finché non troveremo un altro oggetto, un'altra arma. Wow, gli R2 quanto sono forti, fortissimi. Vediamo l'attacco in salto. Ok, non fa niente di speciale, però posso prenderlo con l'R2. Nope. Va bene. Beh, con gli alberelli riusciamo più o meno. L'R2, mamma mia, è lentissimo. Con gli alberelli riusciamo più o meno a gestire la situazione. Però sono gli alberelli, ragazzi, cioè, non hanno equilibrio. Vorrei avere un'altra arma in questo momento. Non talismani di Lloyd, un'altra arma, per favore. Gioco. Piango. Non abbiamo neanche le anime, perché non ne abbiamo droppate alla fine di anime. Abbiamo solo droppato monete. Abbiamo ben 4 monete d'argento, quindi niente da fare. Qua accendiamo il falò, ma non sediamoci. Tanto per ora non ci interessa. A meno che non decidiamo tipo di morire perché siamo davvero forti contro la farfalla della luna, allora non lo faremo. Non lo utilizzeremo quel falò al momento. Allora, iniziamo a prendere anche questo oggetto perché può essere importante. Avvelenato l'alberello. Voilà. Facciamo R1 e basta, perché così muore in fretta. Ok, dai, su. Sarà molto lungo il processo, ragazzi. Finché non troveremo un'altra arma, sarà davvero una cosa lunga e noiosa, almeno per me, fare R1, R1, R1 contro tutti, finché non muoiono. E pietra prismatica per 5. Ok. Non è esattamente quello che stavo cercando. Vediamo l'attacco in corsa. Beh, l'attacco in corsa è abbastanza veloce, dai. Vabbè, tanto te muori, quindi è inutile che mi cammini incontro come se volessi far la presa. Oh, è vero, l'alberello qua. Quanto ci metterò a tirarlo giù? Vediamo. Un po', ragazzi. Mi sa che velocizzo qua. Però si avvelena, dai. Voilà. Finalmente. Possiamo anche andare... No, io punterei... Proviamo a aggrar lui. Giusto per sapere quanta vita ti tolgono. Se ti colpisco, ovviamente, perché se no... Ostia. No, non mi piace questa situazione. No, non mi piace per niente. Non mi piace proprio per niente. Sai cosa? Io... ti devo abbattere per forza. Ok, finché sbagli così a me va bene. Ecco, il problema è quando fai questo. Ecco, questo non mi piace più. Mamma mia, i danni anche che subiamo. Qua mi sa che ci rimango secco, perché non posso correre, non posso fare niente. Ok. Fiaschetta. Oh, m'ha preso.
Ma ha preso. Niente ragazzi, torno qui e corro. Mi evito tutti. Ok ragazzi, mi faccio una corsetta perché non voglio avere niente a che fare con la gente del posto. E direi che come prima cosa andiamo qua e andiamo a recuperare i vari oggetti che ci sono in quest'area correndo. Perché no, non voglio ucciderli tutti e no, non voglio rifarla mille volte questa strada morendo e attaccandoli con questa arma, se si può definire arma. Quindi sì, correremo e cercheremo di evitare tutti quanti, yay! Poi cercherò di fare il salto sperando che mi entrino i 30 fps in tempo. Ah, qua c'è un oggetto, muschio rosso fiorito. No, grazie, non è quello che voglio. Ok, loro mi hanno cagato, lui si è svegliato. E altrimenti dovrò usare un osso del ritorno e tornerò qua. Però possiamo farcela fare il salto. Vediamo se mi entrano i 30 fps facendo così. Sì, perfetto, adesso sono a 30 fps, dovrei riuscire a fare il salto senza problemi. Qua così. Ok, set del cavaliere nero, lo indossiamo fra pochissimo. Perfetto, salto l'ho fatto, torniamo a 60 fps. Ah, qui giustamente arriva la gente che non ho ucciso, quindi uccidiamola. Dopodiché indossiamo il set del cavaliere nero. E proseguiamo ragazzi. Ah, c'è un altro alberello arrabbiatissimo. Voilà. Dai, su. Che fatica ragazzi, non sapete, non avete idea della fatica. Voglio cambiare arma tutta la vita. Allora, dai. Forza. Oh. Ora ragazzi, set del cavaliere nero. Perfetto. Saremo in Fatroll. Ottimo. Però dai, almeno abbiamo difesa. Una difesa che ci sarà utile, visto che quest'arma è davvero snervante, a dir poco. Potrei anche sedermi al falò, visto che ho creato il mondo. Oppure no. Fare quel livellino in più. O rischiare. Dai, rischiamo. Al massimo corro qui, ragazzi. Non c'ho voglia di sedermi a quel falò lì per poi tornare indietro, quindi speriamo bene. Gli alberelli sono ancora qui, sì. Mi hai aggrato? Perché se non mi hai aggrato io posso anche tirare dritto, andare a prendere il partisan, che non è più partisan. Questo alberello non so mai quando si triggera, non vorrei che si triggera, ecco, appunto, quando entro qui dentro. Quindi diciamo che... Oh, c'è anche l'altro alberello, però... Aia, ci è arrivato come? Allora, facciamo l'attacco R1 che li colpisce entrambi, ottimo. Tu ti sei avvelenato. Io sono in Fatroll, quindi vengo colpito se cerco di rollare. C'è un altro alberello. Dannati alberelli, siete ovunque. Allora, facciamo un po' di strategia e attacchiamoli con a una mano, difendiamoci a una mano. Però adesso che è da solo non c'è più nessun problema. Ecco. Cos'è che ho appena detto? Perché dovete continuare ad arrivare? Allora. Forza, dai. No, ho sbagliato a cambiare il lock-on. Ok, adesso non c'è più nessun problema. Forza, dai alberello, su, vieni qui. Che devi morire e farmi proseguire. E mi schiva, giustamente. Dai. Forza. Oh, finalmente sei morto. E noi possiamo andare a prendere il drop che c'è da quest'altro lato. Eccolo lì. Dai. Muori. Muori anche tu che... Che non c'ho voglia di avere nulla a che fare con te. No, non mi avvelenare. Dai che sei morto. Bravo. Muschio rosso sangue, perché stiamo trovando solo muschi, ragazzi? Ho voglia di cambiare quest'arma tantissimo. Ah,
Sapete una cosa? Allora mi faccio una corsetta là dentro e poi vado a affrontare la farfalla. Perché sì. La farfalla in Fatroll con uno scudo di legno. Vabbè, lo scudo di legno dovrebbe proteggere abbastanza dai danni magici. In teoria, secondo la lore. Gli scudi di legno difendono la magia. Ho più che altro paura di tutti gli alberelli qua. Fiore verde! Perfetto! Io corro. Ciao! Andiamo a affrontare la farfalla. E speriamo che vada tutto bene. Sì, attraverso il muro. Grazie. Farfalla. Dai. Spero che gli alberelli non mi attaccano da fuori dalla nebbia, perché sennò è un disastro. Ecco, sono lì gli alberelli. Perfetto. Boh, io utilizzo lo scudo. Vediamo un po' quanto riusciamo a resistere. Due fiaschette, però abbiamo tre umanità. Dai, resiste lo scudo, anche se è meglio rotolare, però con col Fatroll non so quanto convenga. Dai, su. E ho paura anche che non gli tolga un capo. Anche se si posa, tipo. Dai, forza. I danni comunque sono tanti. Guarda lì. Adesso sì. Sposta. Non so se riusciamo a vincere questa fight, ragazzi, eh. Non lo so veramente. Ok. Ok. Dai, vai giù a ricaricarti al fiore, dai. Brava. Non le togliamo niente! Non le togliamo niente, ragazzi! No! No, ragazzi! No, non possiamo farla! No, non possiamo farla! Ragazzi, cambio di piano! Non riusciamo a fare la farfalla perché le togliamo davvero troppo poco! Davvero troppo poco! E direi di avanzare di livello e mettere un livello a forza. Ok? Noi abbiamo quest'altra arma che adesso è secondaria ma possiamo utilizzare, quindi in teoria potremmo utilizzarla, giusto? Perché comunque abbiamo detto che possiamo equipaggiare nelle armi secondarie le armi che non possiamo utilizzare attualmente, che però poi possono diventare utilizzabili, quindi si potrebbero swappare. Fino a quando non hai la stats non la usi, ma ti aumenta il peso trasportabile, ma dopodiché puoi usarla. Però io direi di farci un ultimo giro. So che è abbastanza noiosa questa parte, ragazzi, ma veramente quest'arma è allucinante. Tra l'altro, per curiosità, però essendo un drop da boss non penso si possa potenziare con la titanite, giusto? Non evolvi, ma non evolvi. Potenzia. Ah, si potenzia con la titanite. Ok, quindi in realtà si può potenziare, però non mi sembra il caso di potenziare la coda. Ok, quindi potremmo utilizzare la lancia, perché è comunque un'arma che abbiamo equipaggiato quando non avevamo le stats necessarie per usarla. Ma adesso che abbiamo le stats, comunque abbiamo due armi possibili da usare. Certo, mi sarebbe piaciuto giocare un po' di più con questo tipo di frusta, però ragazzi, veramente faccio davvero pochissimo danno e cioè, è assurdo. Quindi adesso accelero, mi sa, da adesso in poi, ragazzi, cerco di... vado a recuperare gli altri oggetti che ci sono in giro per la mappa. E poi torniamo al falò, qua così, dal fabbro. E se non abbiamo trovato altre armi, proseguo con la lancia e andiamo a farci gargoyle con la lancia. Quindi accelerazione.
Oh, randello occulto, ragazzi. Oh, sì, uccidetemi pure. Fate di me quello che volete. Non mi interessa. Non mi interessa. Oh, uccidetemi. Sì, randello occulto. Ci siamo riusciti, ragazzi. Abbiamo trovato l'arma perfetta. Ok. Togliamo direttamente questa coda infame del guardiano. Oh, randello occulto, ragazzi. Finalmente possiamo fare qualcosa. E direi che possiamo andare direttamente ai Gargoyles. È vero, di qua ci sono degli oggetti, ma li andremo a recuperare più là. Allora faccio un'accelerazione. Magari vado solamente di qui a destra per completare questa parte superiore del giardino. E vado a recuperare gli oggetti che ci sono qua in fondo. Dopodiché torniamo alla chiesa dei non morti per andare a affrontare i gargoyles. Quindi a tra poco. Ok, tutte le teste sono andate e anello della magia bianca, il set della guardiana. Quindi torniamo ad essere in mid-roll, penso. Quindi, set della guardiana. Voilà. E al posto dell'anello del leone ci mettiamo l'anello della magia bianca. Adesso siamo in mid-roll. E in realtà possiamo anche andare su di qua e recuperare giusto un paio di oggetti. Poi usiamo l'osso del ritorno e torniamo verso i gargoyles. Ah, chiave della gabbia, quindi possiamo liberare... possiamo aprire lo shortcut di Sense Fortress e possiamo anche liberare Logan. Uccidendo Logan si ottiene qualcosa? Non mi ricordo, però... forse con la chiave della gabbia adesso possiamo anche aprire la chiave, la cella, quella che ci permette di ottenere le 20.000 anime, cioè l'anima di grande eroe. L'anima di eroe o di grande eroe? Qual è l'anima presente lì alla Fortezza di Sen? Non ricordo, comunque un'anima. E quell'anima sarà swappata e quindi sarà un altro oggetto, oppure saranno delle monete, semplicemente, però... buon per noi. A questo punto possiamo tornare effettivamente dai gargoyle, ragazzi. Ma se invece di andare a affrontare i gargoyle andiamo a affrontare la farfalla, che effettivamente... vediamo un po'. Oh, bisciottiamo gli alberelli, finalmente. Grazie al cielo, grazie. Se andiamo dalla farfalla della luna, direi che almeno completiamo questa sezione di gioco, andando a prendere anche il drop che c'è al... dove c'è il fabbro morto, diciamo. Ci dovrebbe essere al posto di un tizzone divino che abbiamo già trovato, se non vado errato. Al posto di quel tizzone ci dovrebbe essere un drop più interessante, si spera. E visto che è vero, è rischioso perché potremmo trovare un'altra frusta, in quel caso poi i gargoyle saranno davvero tosti da fare. Ma confido nell'RNG e quindi speriamo che non ci sia niente di brutto là dentro. E ragazzi, che dire, dopo aver fatto la farfalla andremo dai gargoyles e gli spaccheremo. Li voglio proprio spaccare adesso. E cosa c'è? Stavo riflettendo su una cosa, ragazzi, che mi pare strana e non so se è perché l'ho settata male io la mod o perché non sono riuscito a impostare la difficoltà massima, anche se però le chiavi si trovano sparse in giro, quindi non lo so. A livello teorico i set sono sparsi per il mondo, ma non sono interi. Quindi noi stiamo continuando a trovare set di armature come quello di Kirk, il Cavaliere Nero, questo qua della Guardiana. Ma in realtà i pezzi dovrebbero essere distinti, cioè dovrebbero essere separati l'uno dagli altri. Quindi non so proprio come mai sono tutti uniti, però vabbè. Fa niente, poco importa. Anche se sarebbe stato più divertente avere set misti, però così in realtà
è più facile essere in fat troll da un certo punto di vista, perché se troviamo un set per intero pesante sicuramente si va in fat troll. E la farfalla ha deciso di fare destra sinistra e non attaccarmi. A me va bene, basta che si posa e... ok, ha finito. E... oh, adesso siamo in mid roll, quindi possiamo anche schivare meglio. Ah, ok. Era una farsa quell'attacco, in realtà le piace solo fare destra sinistra. E... beh, diciamo che... boh, è più interessante da un certo punto di vista, appunto, perché potremmo andare in fat roll più spesso con i set pesanti, però il fashion ne perde sicuramente. Il fashion souls. Comunque, farfalla, che vogliamo fare? È già swappato, diciamo, le strade 10 volte, quindi... ok, possiamo farcela, ragazzi, con quest'arma. Voilà. E voilà. E voilà. E voilà. Ok, allontaniamoci. Perfetto. Non possiamo più attaccarla, no. E dai. Forse al prossimo giro riusciamo a ucciderla. Dai, non fare questo attacco che è quello più noioso. Per favore. Ecco, fai questo qua che posso schivare tranquillamente. Ecco, questo qua non posso. Cioè, non è che non posso, è più difficile da schivare. Oh, ti sei spostata, eh? Sei furba, sei furba. Io volevo usare la copertura qua. E invece... ecco, forza. Farfalla della luna, su. Ok. Oh, ho sbagliato. Perfetto. Ok. Dai, posati, su. Brava, mi piace quando mi ascolti. Allora, non riusciremo, ragazzi, perché è un po' distante, quindi proviamo a fare solo R2. 1 e 2. Sì, forse ce la facciamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Non so se esplode. No, non esplode. Ok, vediamo... ok, le anime quindi sono fisse, quindi ci ha droppato l'anima Farfalla della Luna e niente di diverso. Quindi andiamo qua sopra e andiamo a scoprire il drop. Sperando che non sia una frusta, ragazzi, perché sennò mi impicco. Vediamo un po'. Io scommetto che troveremo un... un anello. Mi sento che c'è un anello. Fungo di Elizabeth. Perfetto. Vabbè, abbiamo un fungo di Elizabeth, quindi non ci lamentiamo. Sempre un curativo in più, quindi fa bene per noi. E torniamo all'ultimo falò riposato e... e niente, andiamo dai gargoyle. Lo so, sto continuando a cambiare idea, ragazzi. Però se non lo facciamo adesso, Havel, quando lo facciamo? È quello che mi sto chiedendo. Che culo, mi... ho sbagliato lato, pensavo fosse dall'altra parte. Ok, vediamo un po' il danno. In teoria è buono. Ottimo, ok, allora stiamo qui e facciamo Havel. Ah, ok, adesso sì che si ragiona. Vero, Havel? Facciamo solo parry, non facciamo backstab a sto giro. Che forse è meglio. Ok, ancora uno, forse due. Hai paura, eh? Forza. No, non ho messo l'arma a due mani, quindi forse due. No, è morto. Vediamo cosa ci droppa. Chiave rovine di Petit Londo. Chiave rovine di Petit Londo. Ammetto che non sono un esperto in chiavi, quindi... chiave delle sbarre di ferro che sparano le rovine di Petit Londo dalle valle dei dragoni. Ah, quindi questo è lo shortcut per andare alla città infame. Può essere interessante questo, questa chiave, perché potremmo fare i gargoyle e poi andare al santuario
e fare il giro al rovescio per boh, for fun, direi. Quindi ok ragazzi, andiamo alla chiesa e andiamo dai gargoyle. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al falò della chiesa dei non morti, direi di potenziarci un punto a stamina. La facciamo 15-15 vitalità e stamina, dopodiché proseguiamo con forza e destrezza. E arrivati a questo punto i gargoyles non dovrebbero essere un problema con quest'arma. Spero solamente di non trovare armi lungo il tragitto o di non trovare fruste più che altro, perché è quello il vero problema. Quindi andiamo verso i gargoyles, attiviamo anche lo shortcut che non abbiamo... Aia. Mia distrazione qui. Che non abbiamo ancora attivato. Voilà. E dovremmo tagliare anche la coda... Aia. Allora, meno chiacchiere e più concentrazione. Dovremmo tagliare anche la coda di un gargoyle. Cioè almeno... proviamo a tagliare la coda del gargoyle. Quindi vedere un po' cosa ci droppa. Se ci droppa... qualcosa di interessante o meno. E non dovremmo avere la possibilità di liberare l'Otrek. Quindi peccato. Qua attiviamo l'imboscata. Ah, tu ci segui? Perché a me va benissimo, perché così non dai potenza ai tuoi amici. Aia. Forza, vieni qua. Voilà, perfetto. È volato un non morto lungo il mio schermo, è stato abbastanza divertente. Ah, li shot anche con l'R1, a una mano, quindi posso anche usare lo scudo e... tutto andrà per il meglio, vero? Sì, dai. Ok. Perfetto, sono finiti. Dovrebbero essere finiti. Lui ha droppato il tridente? Non ha droppato il tridente. Non me l'ha mai droppato qua ragazzi il tridente. Ho ottenuto tipo tutti i drop rari. Forse l'unico drop raro oltre al tridente in quest'area, che non ho mai ottenuto, è stato l'unico proprio vero drop che mai 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 ho ottenuto, perché il tridente ovviamente l'ho ottenuto perché ho tutti gli achievement sul gioco e è un'arma rara e l'ho ottenuto. Abbiamo un'umanità qui. È stata la lastra di titanite dai Darkwraith, ragazzi. Non l'ho mai, mai, mai ottenuta. Ovviamente non mi sono messo lì a farmare ore e ore per cercare di ottenerla. Però, diciamo che con tutto il tempo che ho giocato, non ho mai ottenuto quella lastra. E quindi ce l'han con me i Darkwraith. Vediamo se su questa run otteniamo la lastra di titanite. Però non dovrò raccogliere drop loro. Quindi in realtà non lo sapremo mai. Metti che ci droppano qualcosa ed è una lastra. Io piangerò dentro, però non lo scoprirò, perché non raccoglieremo. Ok, è chiusa. Perfetto. Quindi se è chiusa, poi il santuario sarà inagibile una volta battuto anche Kilag. Un po' rognoso. Comunque non abbiamo trovato armi diverse, per cui i gargoyles non dovrebbero essere un problema. Randello occulto dovrebbe fare la sua sporca figura. Essendo anche un'arma contundente, va benissimo contro i gargoyle. E niente ragazzi, quindi prepariamoci allo scontro. Abbiamo tutto l'occorrente per batterli. Non dovrebbe essere un problema. Vediamo un po' i danni che facciamo. Io mi fullo, perché comunque non si sa mai. Però andiamo. Allora, gargoyle. Vediamo un po'. No. Vorrei tagliarti la coda. Posso? Non posso. Mamma mia il danno. Fatti tagliare la coda prima che arrivi l'altro. Per favore. Grazie. Globo oscuro. Dentro la coda del gargoyle. Quindi dopo tutto i gargoyle sono creature oscure. No, non moriamo. Cazzo. Mi sono distratto un attimo ragazzi, torniamo qua e uccidiamo i gargoyle, dai. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati e adesso non dovremmo fare errori. Quindi recuperiamo le anime perché comunque erano abbastanza. Ora, io mi fullo perché non si sa mai, però
dovremmo aver problemi, vero? Gargoyle. Su, dai. Fammi un attacco, perfetto. Ok. Ah, non l'ho stannato. Vabbè, adesso ti stanno però. Niente. Aia, m'ha preso. Pensavo di ucciderlo. Ok. Curiamoci. Non sono proprio abituato al midroll. Finiamo questo. Ecco che si è spostato, giustamente. Allora, muori, grazie. Ora ci spostiamo e finiamo anche l'altro. Voilà. Ecco fatto, ragazzi. I gargoyle sono stati battuti. Vediamo un po' cosa ci droppano. Umanità gemelle, come è giusto che sia. E noi proseguiamo. Andiamo a suonare la prima campana. E... ok, abbiamo 10.000 anime. Con quest'arma quasi quasi tornerei anche indietro, ragazzi. Tornerei indietro al rifugio, facendo appunto l'ascensore, quindi poi ci droppiamo, andiamo al nido. Perché quest'arma in realtà non è male, non è per niente male, quindi se facciamo anche quella zona lì, ce la togliamo subito. Non deve essere una buona cosa, una cattiva cosa. Quindi, torniamo indietro, facciamo un po' di livelli e vediamo cosa fare. Allora, io direi di avanzare di livello, facciamo 15 vitalità, dopodiché proseguiamo con forza e destrezza. Ragazzi, allora, direi che come ultima cosa possiamo andare al santuario. E stavo davvero pensando di andare indietro, sapete ragazzi, perché con quest'arma affrontare il boss di quella zona non deve essere male. Perché appunto possiamo cavarcela decentemente per il danno che facciamo, 111-120, però è uno split damage magico. Ok, essendo uno split damage magico potrebbe essere resistente la magia, quel boss, quindi non conviene in realtà. Però possiamo fare un tentativo. Quindi andiamo direttamente qua al santuario delle gambe del fuoco. Così possiamo anche sconfiggere in realtà a cui è arrivata la compagnia dell'Inetto. Citazioni, ragazzi, che se non avete seguito un certo canale di YouTube non potete comprendere. Ok, facciamo un riposino qua al falò. E proviamo ad andare a sconfiggere il boss indietro. Sì, dai ragazzi, proviamo. Grandello occulto, tra l'altro, è utile contro gli scheletri, perché non respawnano, giusto? Però ovviamente non possiamo arrivare fino in fondo al dungeon, perché non abbiamo ancora il ricettacolo e troveremo senz'altro altre armi lì. Ragazzi, vi aspetto. Taglio e arriviamo al di là del nido. Ah giusto, qua c'è un drop, ragazzi, da raccogliere prima, quindi vi faccio vedere che cos'è. Spadone della luna. Quindi tu hai tagliato la coda a senza scaglie. E poi sei finito qui. Morto. Vabbè, lo metto nel secondo slot perché sicuramente non possiamo utilizzarlo, perché richiede 28 intelligenza. E ci aumenterà un po' il peso trasportabile di ben 6 punti. Però dovremmo rimanere in midroll, almeno quello. Ok ragazzi, andiamo, torniamo indietro al rifugio dei non morti. Ora mi aspetto un po' di frame drop, rifugio dei non morti. Speriamo di no, ragazzi, ma aspetto qui un secondo perché potrebbero esserci dei frame drop. Ok, proseguiamo. Va bene, rifugio dei non morti. Allora, ok, questi nemici sono difficili. Quindi non sottovalutiamoli mai nella vita. Quindi sto un attimo in silenzio per concentrarmi. Ok.
Muori. Grazie. Dai. Vabbè, se arrivano uno alla volta non sono sicuramente pericolosi, però mai sottovalutare, spari perché se no si finisce col morire come dei polli. E a me è già capitato di morire come un pollo in questa serie, quindi... E siamo solo all'inizio, quindi stiamo attenti un attimo. Facciamo le cose come si deve. Ok, facciamo il percorso largo prima, per andare a uccidere anche i cavalieri, sperando appunto di ucciderli senza problemi. E riposiamoci anche al falò. A questo punto siamo qui. E vediamo un po', ragazzi, come cavarcela contro di loro. Spero di fargli abbastanza danno, però in teoria sì. Oh, è vero che voi fate l'affondo, non il colpo largo. Già. Ok. Vediamo un po' i danni. Non male, non male davvero. Ehi, attaccami, su. Ok. Dovresti morire. No, perché ho fatto l'attacco non a due mani, però così sì. Ah, pezzo di titanite rossa? Ma davvero? Quindi in realtà loro droppano lo stesso pezzo di titanite rossa, quindi è inutile tornare qua. Quindi proviamo a uccidere Oscar e vedere se ci droppa qualcosa di diverso. Immaginatevi se la Covenant di Artorias fosse lì sopra. Sarebbe davvero un bel guaio. Dovremmo andare a trovare la chiave e la Covenant. Quindi sarebbe davvero brutta come situazione. Ah, già che c'è la poise su sto gioco. Ok. Oscar, dimmi un po', cosa droppi? Oh, hai schivato. Oh, mi hai tirato un calcio, come ti permetti? Non si fa a una signorina bella come siamo noi. Vediamo cosa droppa. Infatti, lui droppa qualcosa di diverso. Cappuccio di tetto lacero, quindi il set del piromante. E la piromanzia, nebbia velenosa. Quindi siamo appena diventati un piromante. Voilà. Perfetto. E ci sta bene anche con il setup che abbiamo con lo scudo di legno e la mazza. Ok, quindi... Ah, però in realtà avanziamo di livello. Però in realtà ci tocca lo stesso andare da questa parte, perché al posto della bambolina ci sarà qualcos'altro. Quasi sicuramente, giusto? Quindi andiamo a vedere cosa c'è. Anche se potevamo farlo dopo in realtà, dopo aver ucciso il boss, però già che siamo qua lo facciamo. E quindi se io volessi andare al mondo dipinto di Ariamis dovrei trovare prima la bambola. Eh sì, chissà dov'è. Non sarà sicuramente quell'oggetto là. Dai, su. Anche tu ti difendi? Attaccami. Figliacco, attaccami. Non ha funzionato, mi spiace. Sei vivo? Sei vivo. Sei morto? Sei morto. Quindi lui droppa il pezzo di titanite rossa. Mentre qua abbiamo tepore curativo. Quindi anche... Ok, i nemici quelli sotto, davanti alla cella di Logan, quella nella biblioteca del Senza Scaglie, anche quei nemici lì dropperanno qualcosa di diverso. Buono a sapersi. Quindi devo ricordarmi di uccidere sia loro che i Mimic, perché abbiamo constatato con la lancia del fulmine che i Mimic droppano anche loro cose diverse. Poi lo vedremo bene alla fortezza di Sand. Comunque dovrebbe essere così, perché la lancia del fulmine, se non vado errato, è un drop del Mimic della fortezza di Sand. Allora ragazzi, proviamo a affrontare questo boss, perché allora lui dovrebbe droppare la lastra di Tanite, giusto? Ma non la droppa lui, perché è un drop che dovrebbe essere sparso nel mondo, e quindi potrebbe avere anche lui la Covenant di Artorias. Quindi andiamo. Ok. Vediamo un po' i danni. Non sono tantissimi. Però ragazzi,
No, l'onda d'urto è vero che è ritardata. Qua sono morto. Sì, sì. Ok, non sono tantissimi danni, però ce la dovremmo fare. Ce la possiamo fare, ragazzi, perché ovviamente lui è resistente alla magia. Voglio affrontarlo ancora un paio di volte. Dopodiché, ragazzi, proverò a fare qualcos'altro se non riuscirò a ucciderlo. Ok, secondo tentativo. Fulliamoci. Io riporrei le anime. Grazie. Dai, tirami la culata da bravo. Bravissimo. Ah, l'onda d'urto. L'odio per le onde d'urto, ragazzi. Ok. Oh, è vero. Mi ricordo che l'attacco in salto dei randelli è una cosa OP. E che quindi fa un sacco di male. Ora lui si è incantato su questo attacco. Io mi fullo perché non si sa mai. Ok, corriamo un po' in giro. Dai, fai un attacco più interessante su. Va bene, a me va bene questo qua. Ci vorrà un po', ragazzi. Nel caso lo velocizzo, perché può essere abbastanza noioso, però è così che va fatto questo boss, quindi... Ok. Va bene, finché fai questo attacco, 140 alla volta, ti tiriamo giù, non ti preoccupare. Ok, vai di culata adesso. Possiamo attaccarlo. Ok, corriamo via. Attacco sul culone, che è sempre bello. Cioè, non il suo culone, è sempre bello attaccarlo sul culone, perché comunque il suo culo fa schifo. Però ok, tac, siamo quasi a metà vita. Ah sì? E io faccio così. Finché ti incastri a fare queste cose, a me va più che bene. Tanto... Oh, t'ho mancato. Ok, allontaniamoci da lui. Andiamo qua. Poi l'anello di Clorafi comunque fa la sua porca figura. Non me lo ricordavo così forte, diciamo, su questo gioco. Tra l'altro, adesso che hanno inserito l'anello più 3 di Clorafi su Dark Souls 3, quel gioco sarà solo pieno di build con quell'anello, perché è il più forte del gioco, praticamente. Dai, forza. Non sai fare nient'altro. Già mi vergogno di essere morto la prima volta, però mi ero accorto, diciamo, della mia morte, perché dopo essere stato beccato dall'onda d'urto ero in una posizione un po' pessima. E quindi siamo morti proprio male. Voilà. E voilà. Forza. Vai di attacco schiacciante. E io sul piedino ti attacco. Ok, fammi quell'attacco lì. Aspettiamo l'onda d'urto e andiamo. No, sono troppo vicino, ok. Dai, forza. Ok. Dai che sei morto, su. E voilà, perfetto. Il demone vagante è stato sconfitto, lentamente ma sconfitto. E vediamo un po' cosa ci ha droppato, ragazzi. Allora, lui dovrebbe dare, esatto, umanità e ossa del ritorno. E qua invece abbiamo perla oscura. Perla oscura. Anche i demoni, dopo tutto, derivano dall'oscurità. Ok, ragazzi, torniamo al santuario e ci salutiamo.
Ecco ragazzi, siamo tornati al santuario del legame del fuoco. Adesso ci droppiamo fino a qua. E nel prossimo episodio sono indeciso ragazzi se andare a fare Kilag o andare a esplorare un po' le catacombe, perché comunque con il randello occulto può essere interessante. Ci penserò ragazzi, facciamo un paio di livelli. Facciamo allora forza, destrezza, vita e direi che siamo a posto così. Ragazzi, fatemi sapere com'è andato questo episodio, se vi è piaciuto, anche se secondo me è stato un po' noioso per la frusta, però quello abbiamo trovato e quindi quello ci siamo tenuti per un po'. Noi ci vediamo col prossimo episodio qui sul mio canale. E ciao a tutti ragazzi, alla prossima!